Un'altra immagine dei nostri signori onnipotenti. Wow, sono proprio senza parole. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Mister Corri Corri e mutande di latta che salvano Superman. Beh, Buzz giocava a fare il detective come al solito. Cercava Wonders in persona. Esatto, proprio lei. Però l'uomo in nero avrebbe dovuto guardarsi meglio le spalle. Proprio un errore da pivello. I suoi amici si erano ficcati nel mio posto preferito di Apocalypse, l'accampamento delle furie femminili. Al solo pensiero mi vengono i brividi. Quelle tizie non fanno altro che lottare per affinare il proprio istinto ferale per diventare guerriere. Quello lì è un posto fantastico. Quindi Buzz, da bravo detective quale è, trova Wonders, giusto un pochino più scarpigliato del solito, che ai miei occhi l'ha resa ancora più ganza. Ah. Portiamo Diana fuori di qui, in fretta. Non me lo faccio dire due volte. Ma che razza di posto è questo? Sarà molto più facile che distinguere un tritone da una sirena. Se rivolete la vostra preziosa arma, dovete vedervela con le curie femminili. Vediamo come farete a liberarvi di noi. Non ci... Pensavate di sfuggirmi? Ve la farò pagare! Non avete speranze contro di noi, arrendetevi! Presi! Che è un bel bottino.
cosa abbiamo qui? Basta! Cosa credete di fare? Ok, interessanti! Come? Non vi va più di giocare con me? Va bene, pensaci tu, Harriet. E così volete affrontare una vera sfida, eh? Bene! Vi va di giocare? Credete di poter vincere? Allora siete più folli di me! Dannati parassiti! Andrà meglio la prossima volta! Stampa ti fa vedere come si fa! Nessuno mette i piedi in testa a Stompa! Questa non mi piacerà! Nel giorno più splendente, nella notte più oscura, per tutti voi la fine è sicura. Dovrei avere ancora abbastanza carica nell'anello. Ehi! Come avete fatto? Stop! All'improvviso, Stompa arriva come un macigno. E dopo tutte quelle botte e legnate, finalmente Wonders torna in sé. Gli eroi hanno dato una bella lezione al team di Nonnina B. Ehi, che prendo in giro? Lobo non si preoccupa di nessun altro. Io sto dalla parte di chi mi paga. E non è quella faccia di sasso di Darkseid o le sue pupe feroci.